Non sono in tanti i Fridays for Future oceanici, da questa riviera sembrano assai distanti, eppure anche questi ragazzi, come i seguaci di Greta, possono contare sulla passione per la causa, che nel loro caso è quella ambientale, al cui servizio mettono testa e cuore. Il furto della speranza è ancora lontano. Loro in un futuro migliore ci credono. Per questo a Pescara e nel mondo gli attivisti di FFF hanno organizzato lo sciopero globale per la giustizia climatica al grido di "Ci avete rotto i polmoni". Promosso da Libera Associazione Studentesca, Forum Abruzzese dei Movimenti per l'Acqua, Campagna per il Clima Fuori dal Fossile, Fridays for Future Pescara e Clean Up Pescara, con l'adesione di Rifondazione dei Giovani Comunisti, il piccolo corteo è partito da Piazza Salotto per dirigersi verso la Madonnina del Porto, punto di arrivo della manifestazione. Argomento centrale della protesta è il rischio che l'agognata transizione ecologica, su cui l'Europa stava finalmente muovendo i primi passi, venga travolta dal dramma della guerra in Ucraina. La crisi petrolifera conseguente al conflitto rischia infatti di rispolverare temi che si credevano morti e sepolti, come il nucleare, o di riportare in auge la dipendenza da fonti demodè come quelle fossili. Noi diciamo basta al greenwashing, a tutte quelle dichiarazioni delle multinazionali come l'esportazione delle armi, e comunque noi vorremmo, sono anni che scendiamo in piazza proprio per avere delle azioni da parte dei governi per migliorare questa crisi climatica e noi chiediamo che comunque vengano fatte delle azioni nel più breve tempo possibile proprio perché ormai siamo all'interno di questa fase abbastanza critica. La guerra rischia di accantonare la transizione ecologica, secondo voi? Sono entrambi argomenti abbastanza importanti, non devono essere scartati nell'uno o nell'altro. Purtroppo si pensa a finanziare multinazionali che utilizzano il greenwashing e utilizzano ancora il combustibile fossile, non pensano effettivamente a una vera transizione ecologica per salvare il pianeta. C'è un rischio che l'Italia possa tornare al nucleare o che possa ridare impulso al carbone? È abbastanza difficile questo argomento, comunque si è stato fatto anche un referendum circa 10 anni fa e comunque al momento non se ne parla, però sembra che non si voglia attuare questo, il nucleare.